Ok. Ripensandoci, credo che quei tuoi squarci possano essere utili la prossima volta che saremo nei guai. Lo squarcio deve esserci già perché possa usarlo. Non posso crearli dal nulla. Ok. Allora, adesso. Vedo un attimo come selezionare queste magie perché non sono esperto di sto gioco, ragazzi, quindi ci si becca dopo. Smadonnando sui comandi, ragazzi, ho scoperto come. Eccolo qua. Si trovano qua i poteri. Vediamo se riesco a trovare dei sali. Chi è questo imbroglione? Questo ciarlatano venditore di olio di serpenti. Cosa avete visto oggi, fratelli? Oh, che dove cazzo sei? Le consiglio di tornare quando ha del denaro, Mink. Amico. Ah, ok. Che cos'è? Non è morto bene questo. Vediamo. Una soffiata diceva che c'erano armi di contrabbando nascoste al Fellow Traveler. Non le abbiamo trovate, ma la cosa strana è che c'erano delle vecchie uniformi della guerra sotto il pavimento. Abbiamo provato a capire perché ci fossero, ma... Chi c'è? Blade, vero? Signore! Guarda, un codice. Un messaggio segreto dei Vox Populi. Sei tu la crittografa in erba. Che dice? Non lo so. Deve esserci un cifrario da qualche parte. Elizabeth può decifrare codici che indicano comportamenti nascosti. Dov'è? Dove cazzo lo trovo? Quello della fine di un soldato. Vieni alla tua sala degli eroi. Dimostra che sono un bugiardo. E quindi devo trovare un decifrario? Babbo, cioè la faremo un'altra volta, no? Non mi scassare il cazzo adesso, cioè. Perché adesso sto cazzeggiando, però ci andiamo. Andiamo via, cazzo. Finiamo sto gioco, via, via. Ok. Hanno bloccato l'accesso via navetta alla sala degli eroi. Sarà davvero una cosa fantastica. Cazzo. Pensi che quel tuo occhio di falco potrebbe trovare delle munizioni in giro? Farebbero comodo in caso di guai. Ci vorrà un po' di impegno, ma farò del mio meglio. Oh. Scusa. Skyline libera. Chiamo così. Vabbè. Dobbiamo andare di qua. Pronte, Elizabeth? Pronte, stai... Pronte, eh? Aiuto mira, inversione. Come? Colpo, scendi. Come ca... Ah, ok, così. Adesso bisogna vedere se ci arriva lei. Questo chi è? Oh. Slate. A dire il vero lo conosco. Sembra che sia ancora bravo a farsi dei nemici. Vabbè, di qua. Oh! Minchia. Munizioni scarse. No, però la carabina è power, raga. Minchia, che lancia razzi. Oddio, andiamo qua. Veterani! Voi avete dato il sangue per Columbia, rimanendo feriti e menomati nel pagano Oriente. Comstock non ha fatto nulla. Eppure guardate in alto! Di chi è l'immagine sopra di voi, anche ora? Un insulto a ogni angolo! Se il profeta è pronto a prostituire il nostro passato, quale violenza ci riserva il futuro? Prendiamo posizione e riempiamo quella sala di veri eroi. Ci metti il cuore? Di cazzo. Faccio quit coup, eh? Tipo io che li faccio davvero. Devono essere sopra il tetto, cazzo.
Vediamo se sono... Oh, che cazzo fai? Non li vedo. Eccolo. No. Direi anche di continuare tanto. Oh. Eccolo lì. Vedrò cos'altro riesco a trovare. Prendeteli! Pare che abbiamo trovato il tuo vecchio amico Slade. Proviamo la trappola elettrica e via di qui. Andateci giù pesanti! Braccatelo! Madonna, minchia, mi ha dato una sassata in faccia, dimmi. Respira, Booker, respira. Vai, su. Continua, zoccoletta, continua. Allora. Vedi? Vedi, vedi. Dimostra cosa vali. Via, via. Non ho niente. È tutto qui. Mo bisogna stare riparati perché non abbiamo manco un kit, cazzo. Ok. Questo ti serve? Sì. Ho trovato delle munizioni. Tenetelo bloccato. Continuate a sparare. È morto. Ok. Forza ragazzi, rimorirò di nuovo. Ok. Minchia. Allora, distributore. Kit. Ok. Che canzone di merda proprio. Urrah. Che cazzo di musica? Questo cos'è? Sì, vabbè, non c'ho voglia per ora. Entro nella sala degli eroi. Raro è l'uomo che prende posizione in nome di Dio e della nazione. Ma questo è il posto dove onore si dà agli eroi della nostra città. Beh, sono tutti morti, se devo dire. Che cazzo fai? Dai, su. Mo' si accende tutto. O no? Il profeta padre Comstock, comandante del settimo cavalleggeri. Non ha mai comandato il settimo. Diavolo, non me lo ricordo nemmeno. Il caporale DeWitt provò il suo valore sul campo quel giorno. Che io sia... Slate! Sei tu? Sei sempre stato diverso, vero, Booker? Non ti interessa la gloria. Senti, vedo che sei preso in una specie di pasticcio. Se ci lasciassi arrivare dove tengono questa trappola elettrica, noi poi... Quel soldato di là, Comstock, ci vuole morti. Non moriremo per mano sua. Ci saranno guai. Ai miei uomini non resta che una scelta. Morire per mano di un soldato di latta o di uno vero? Non sei degno! Prendi, munizioni! Ok. No, scoop non funzionano, qui scoop manco. Niente, sto a morire. Niente! Porca puttana! Perché metto difficile io, porca. Dai, su, ficcami qualcosa in culo. Soldato di latta! Boh, avete rotto il cazzo. Dai, su, morite. Lo vedi? Vedi, Booker? Sei un killer! Che ti piace? Dacci solo la trappola elettrica. Se vuoi il vigor, Booker, fai morire i miei uomini da veri soldati.
Ti aspettano un... un de Denis e Pechino. Mo? Di qua. Vediamo cosa c'è ancora qui. Massimo. Ok. Ok. Beh. Si ribellano, eh? Cercherò di tenerti rifornito di bende e munizioni, ma non abbiamo sempre i materiali giusti. Non ti ho chiesto niente io, eh. Ma andiamo di qua. Che cos'è questo? La ribellione dei boxer. E cos'è successo? A Pechino? Ho messo a fuoco l'intera città con le mie stesse mani. Ma Comstock non la racconta così. Qua? Vediamo cosa c'è qua. Cos'è questo? La carabina, ecco. Allora, usa radio, no. Qua c'è arancia. Pappa. Qui c'è niente, no, c'era qualcosa. Dov'è? Vabbè, avevo visto qualcosa. Questo ti servirà. Grazie. Boh. Allora, se tiriamo sta leva, vediamo cosa succede.